Dottore Segreto, cosa rappresenta questa sua conferma nel Consiglio Superiore della Sanità? Il Consiglio Superiore della Sanità è un organo tecnico consultivo del Ministro della Salute e praticamente dà delle indicazioni sull'andazzo del Ministero al fine di tutelare la salute dei cittadini del nostro Paese. La mia riconferma, secondo me, è un riconoscimento, magari non al di là dei miei meriti, il riconoscimento per il lavoro che ho fatto in questi 4 anni e perché, pur non essendo un cattedratico, ho fatto le mie specializzazioni e la mia esperienza nella medicina generale. Può consentire di avere una visione olistica della medicina, per cui in questi 4 anni ho dato, credo, un contributo notevole a mandare avanti delle iniziative per conto del Ministero della Salute che sono utili certamente ai cittadini italiani. Sappiamo che in Sicilia il comando nell'assistenza ospedaliera, in quella territoriale, è in larga parte della regione, ma venendo all'assistenza ospedaliera e a quella che garantisce il territorio nella zona di Sciacca, lei come la valuta? E allora, purtroppo noi in Italia abbiamo 20 ministeri, uno per ogni regione, per cui ognuno fa di testa propria. La proposta di Renzi con il referendum del 4 dicembre dell'anno scorso tendeva ad unificare il ministero e le decisioni, tendeva a far sì che le decisioni venissero centralizzate. Purtroppo questo non è avvenuto. E allora ogni regione fa di testa propria. Nel nostro territorio, vi devo dire che ci sono delle eccellenze di medici ottime, per cui la medicina, se non funziona, non funziona per colpa dei medici. Non funziona perché purtroppo abbiamo avuto delle gestioni non adeguate e abbiamo avuto quindi problemi perché in effetti, per esempio, all'ospedale ci sono delle deficienze che potrebbero essere sicuramente sanate se ci fosse una gestione più oculata. Segreto, lei è anche un operatore politico. In questi giorni il partito a cui lei fa riferimento, anzi direi proprio in queste ore, è impegnato in una decisione su quale versante scegliere per la prosecuzione dell'attività politica tra un rientro, diciamo, nel centrodestra ed un accordo con la sinistra con cui ha governato nei prossimi anni. A suo parere, a Sciacca e nel territorio, gli operatori politici locali, a cominciare da lei, che scelte assumeranno? Io non sono interessato direttamente, però ti ringrazio per la domanda perché può dare la possibilità di dare il mio parere su questa vicenda. Certamente la scelta non è facile. Alfano si è voluto defilare e ha fatto bene, non si candiderà, continuerà a fare politica, però se in questi 4 anni il movimento di Alfano è stato con il centro-sinistra, è difficile che alla vigilia delle nuove elezioni si possa ricollocare in modo diverso, sembrerebbe una cosa opportunistica. Però devo anche dire che la storia di Alfano e di questo partito non appartiene al centro-sinistra. Appartiene più al centrodestra. E allora si sta cercando, credo, per come ho letto io nel giornale della televisione, si sta cercando di avere un orientamento quanto più possibile unico tra tutti i componenti. E
è difficilissimo, perché poi ognuno cercherà di salvaguardarsi le spalle e se ne andrà o a destra o a sinistra. Ma per Sciacca lei che previsioni fa? Io credo che l'orientamento sia quello di andare nel centrodestra, cioè, per come conosco io o gli appartenenti a questa, a questo movimento. Credo che la scelta verrà soprattutto nel centrodestra, si ritroveranno nel centrodestra alla luce anche dei risultati in Sicilia. Praticamente AP si è collocato in Sicilia nel centro-sinistra e devo dire che ha perduto, non ha nessun componente nell'assemblea regionale, e questo è un male per il partito ma soprattutto per il territorio.